Questo programma è offerto da Nigro Costruzioni. Creiamo spazi, costruiamo il futuro. www.nigrocostruzioni.it. Confcommercio Pistoia e Prato. Scopri i vantaggi di essere socio. Buongiorno, il Napoli che fa la manita e scappa sempre più in alto in testa alla classifica di Serie A, le inseguitrici che arrancano, il derby di Milano che si gioca a Riyadh per la Supercoppa, ma poi anche gli Australian Open, quindi il tennis e lo sport che diventa spettacolo perché Paola Egonu sarà la co-conduttrice del Festival di Sanremo. Di tutto questo parleremo questa mattina prima di tutto la rassegna stampa di TV Prato che è lunedì, come ormai sapete, è dedicata allo sport, sport quindi che, come avete sentito dai titoli, parleremo di calcio, ma non solo. E allora cominciamo subito con la Gazzetta dello Sport, ovviamente questi sono i quotidiani che trovate in edicola e online quest'oggi, Gazzetta dello Sport che dedica il titolo principale non tanto al calcio giocato quanto, diciamo così, ad un'analisi del momento che sta vivendo la Juventus. Infatti il titolo è Occhio Allegri, la Juve cambia tutto, via al nuovo CDA, poteri a Scanavino, svolta sul mercato, basta follie, in tre stagioni sono stati spesi 425 milioni, anche Max e Cherubini in bilico, quindi momento di riflessione in casa Juve, soprattutto dopo quello che è successo venerdì con la pesante sconfitta 5-1 contro il Napoli, Juve che poi, come sapete bene, nelle scorse settimane, anzi diciamo così, negli scorsi mesi è stata coinvolta da vicende giudiziarie che hanno portato poi alle dimissioni del CDA, quindi si annuncia una sorta di nuovo corso in casa Juve, nuovo corso che potrebbe coinvolgere anche il tecnico Allegri, che viene messo nuovamente in discussione e torno a dire, pensate un po' com'è strano il calcio. Settimana scorsa, ricordate, si parlava proprio della rinascita della Juve che era reduce da una striscia lunghissima di risultati utili consecutivi e soprattutto aveva la porta inviolata da 8 partite, invece poi in una volta sola ha preso 5 gol e è cambiato praticamente tutto nell'arco di meno di 7 giorni. Allora poi Juve, ma non solo, perché in questo caso poi torniamo al calcio giocato, di spalla l'Atalanta ne fa 8, la valanga Gasp, una storica dea con la Salernitana, Nicola a rischio, quindi in questo caso si parla dell'8-2 dell'Atalanta alla Salernitana, 8-2 che ovviamente in questo caso mette in discussione anche l'allenatore della Salernitana Nicola, dopo che, lo ricordiamo, c'è stato l'esonero di Alvini, che allenatore della Cremonese, che sarà sostituito da Ballardini. Poi, come vi dicevo, appunto il derby di Milano che si gioca mercoledì a Riyadh, ormai da tempo la Supercoppa italiana ha come location appunto località esotiche, in questo caso appunto a Riyadh il derby di Supercoppa tra Milan e Inter. Pioli e Inzaghi ballano come le loro difese, questo è quello che scrive la Gazzetta, per tornare ovviamente ancora una volta ai tecnici sulla graticola, risultati che stentano un po' per entrambi e quindi appunto ballano Inzaghi e Pioli, scrive la Gazzetta, ma soprattutto le difese, perché il Milan ha perso un po' quella impenetrabilità che l'aveva caratterizzato e l'Inter ugualmente. Come vi dicevo però si parla anche di altri sport, quindi tennis, perché il primo torneo della stagione con gli Australian Open, peraltro proprio nella notte Sinner ha vinto, ripartenza Berrettini, sono caldissimo, questo quello che dice il numero 14 al mondo, però poi anche la commissione tra pallavolo e spettacolo, perché Paola Egonu sarà a Sanremo, la Egonu a Sanremo stella del festival, il 9 febbraio all'Ariston con Amadeus, come vi dicevo è stata scelta come co-conduttrice, tra la rosa di co-conduttrici c'è appunto anche Paola Egonu. Poi l'analisi, lo vedremo anche dopo all'interno dei commenti, riferendosi sempre al derby di Supercoppa
Coppa tra Milan e Inter, qui in gioco c'è molto più di un trofeo, scrive Luigi Garlando, e ovviamente riferendosi anche un po' alla sorte dei due tecnici e all'intera stagione un po' di Inter e Milan. Si torna poi a quello che è successo ieri con la partita in serata tra Roma e Fiorentina, la Roma che si è posta 2-0 con la doppietta di Dybala, e Dybala altri due, battuta la Fiorentina, c'è sempre una gioia per Mu, così la Roma va, corsa all'Europa, la Lazio si rialza, infatti la classifica, possiamo dare uno sguardo velocissimo, vede appunto il Napoli in testa con 9 punti di vantaggio sul Milan, poi la Juve e l'Inter, però per l'Europa c'è una bella corsa serrata tra Lazio, Atalanta e Roma, poi classifica un po' spaccata da questo punto di vista. Si parla poi anche di quello che avrebbe potuto essere, diciamo così, la beffa Kvara, era dei bianconeri, ma poi a Torino qualcuno disse no, c'è questa storia, no, che la Juve avrebbe detto sono troppi 20 milioni, infatti sfottò da Kazan, Rubin Kazan, che era la squadra di Kvaratskhelia, troppi 20 milioni, questo che avrebbe detto la Juve, e poi è sfumato così, quindi il crack poi del campionato italiano se l'è assicurato il Napoli, spendendo peraltro anche meno, e quindi adesso Kvaratskhelia insieme a Osimhen sta facendo le fortune del Napoli, quindi anche rimpianti di mercato, ci sono a volte queste storie, no? Ricordate anche Bale che era stato accostato a varie squadre italiane, poi non se ne fece nulla e andò al Tottenham e fece benissimo. Poi la Repubblica, qui siamo sullo Sport di Repubblica, il focus è su Paolo Dybala, una notte da campione. Paolo è vivo, Dybala doppietta alla Fiorentina, la Roma è sul treno per l'Europa, come vi dicevo appunto prima, la classifica molto corta per quanto riguarda un posto in Europa. E poi c'è il punto di Paolo Condò, Napoli non c'è solo lo scudetto, guai a porsi limiti in Champions, addirittura, quindi Paolo Condò che... secondo Paolo Condò appunto il Napoli dovrebbe guardare anche oltre, non solo all'Italia ma anche all'Europa. Il primato del Napoli è un argomento complicato da maneggiare, scrive Condò. Dal punto di vista tecnico non esistono più motivi per dubitare del suo successo. La potenza del 5-1 alla Juve ha avuto l'effetto di un idrante, non un secchio d'acqua, un idrante, a spazzare via pensieri residuali su limiti, stress e anche cabala. Luciano Spalletti sta modellando il capolavoro della sua carriera e il verbo in progress descrive la sensazione che lo possa persino migliorare, anche se ormai non è semplice immaginare come. La superiorità del Napoli è evidente in classifica, 9 punti di margine a questo punto del torneo, non solo precedente negli ultimi 10 anni, e ovviamente quel vantaggio non viene sprecato, e alla vista con tanta bellezza opposta ai ciclici languori delle altre grandi. E poi si arriva appunto a dire che il Napoli anche in Europa potrebbe dire la sua, e infatti continua con doppio avanti, la missione di questo Napoli non si esaurisce con lo scudetto, De Laurentiis ha dimostrato nel tempo la lunga difesa di Koulibaly di saper resistere a certe offerte, è giunto il miglior reclutatore di talenti del nostro calcio, però i prossimi 5 mesi costituiscono un'opportunità forse irripetibile per competere in Champions, perché la prossima estate qualche assegno impressionante verrà sventolato, e quindi si paventa, diciamo così, un saccheggio di talenti delle grandi d'Europa, soprattutto Osimhen e Kvaratskhelia sono iniziati, ma non solo, per portar via i campioni da Napoli. Andiamo poi sul Corriere della Sera, in questo caso si parla di Milan, infatti, allora, il focus è sul Milan, il titolo è emblematico, è sparito il Milan, beh, forse un po' si esagera, ma insomma, rende il momento, il mercato non ha rinforzato il gruppo, gli infortuni hanno fatto il resto e a gennaio non arriverà un attaccante, quindi si analizzano i perché di una stagione che per il momento non è stata pienamente all'altezza delle aspettative, ovviamente poi mercoledì, come vi dicevo, si gioca la Supercoppa, le milanesi a Riyadh in cerca di un trofeo e di una svolta, ma guardiamo, capiamo perché secondo il Corriere della Sera il Milan sta vivendo questo momento. Allora, i guai rossoneri raccolti in 3 punti, questo è quello che scrive il Corriere. Allora, si comincia con punto 1, De Ketelaere finora ha deluso, il mercato estivo è nullo, simbolo è De Ketelaere preso per 35 milioni, quasi tutto il budget messo a disposizione da Red Bird, fin qui è un oggetto misterioso, per non parlare di Origi, Adli, Vranks e Thiab, quindi appunto si è cercato l'all-in su un solo giocatore, ma
non ha dato i frutti sperati. Poi punto 2, nessuna data per il rientro di Ibra, il Milan non riesce mai a essere al completo, troppi infortuni, Rebic potrebbe tornare disponibile mercoledì, ma in quali condizioni? Sia del Corriere, Ibrahimovic non c'è nemmeno una data per il rientro e ora ha 41 anni, ma questo ormai si sapeva. Poi punto 3, la difesa di Ferro non è più la stessa e questo è un po' il punto che accomuna anche l'Inter, troppi gol subiti, già 20, l'anno scorso furono 31 in tutto, quindi pensate un po', miglior difesa del torneo non a caso, l'assenza di Maignan si sta facendo sentire, il Milan ha subito 7 gol di testa più di ogni altra squadra di Serie A e quindi questo appunto quello che scrive il Corriere con poi la foto simbolo dei giocatori in ginocchio, soprattutto Leao che è seduto sul pallone con le mani tra i capelli. Leao altro nodo non da poco visto che il suo rinnovo ancora non è arrivato. QS, quotidiano sportivo, per andare a completare il giro delle prime pagine dei quotidiani dedicati allo sport, si parla di sci, Brignone e Bassino vanno sempre sul podio, quindi seconda e terza classificata. Ieri continua quindi il momento buono delle donne dello sci italiano. Poi si parla di Supercoppa, Pioli cerca il suo Milan e ritrova Tonali e Kier, questo per quanto riguarda il Milan, mentre invece per quanto riguarda l'Inter serve il vero Lukaku per dare la svolta. Invece il titolo principale è dedicato alla Fiorentina con il troppo ingenui viola da rosso, Fiorentina capo a Roma, decisiva l'espulsione di Dodò dopo 24 minuti. E poi c'è anche spazio per l'equitazione, ma questo ve lo volevo dire, allora eccolo qua, colpo record, il Chelsea è scatenato, 100 milioni per Mudryk, quindi il Chelsea continua a fare spesa assicurandosi le prestazioni di Mudryk, talento del futuro, allenato da De Zerbi allo Shakhtar, De Zerbi disse questo è uno che potrebbe vincere il pallone d'oro, quindi questo quello è stato detto, vedremo se sarà così, per il momento il Chelsea aperto i cordoni della borsa e ha cacciato 100 milioni. Poi allora motori, Vale Show anche in auto, primo podio con la BMW nella 24 ore di Dubai, quindi Valentino Rossi che appesa la moto al chiodo, se così si può dire, si è dato alle quattro ruote. E poi, questo è il titolo che farà felice anche il nostro ospite, che avremo nella seconda parte, il Prato batte la Bagnolese, ma quanta fatica, ovviamente si parla di calcio Serie D, Biancazzurri due volte in vantaggio e ripresi, Bertini para un rigore nel finale, segna Diallo, una partita davvero ricca di colpi di scena, quella di ieri, non consigliata ai deboli di cuore. Si è giocato a calcio, ma anche a calci, ha detto l'allenatore del Prato, Brando. Poi allora, Supercoppa, dicevamo, per continuare a dare un occhio ai giornali, allora Supercoppa meno 2, appunto si gioca mercoledì, a Riyadh ci sarà il confronto numero 234 tra Milan e Inter, con i nerazzurri davanti per 85 successi a 79, stagione in gioco, scrive la Gazzetta, chi vince respira, Pioli Inzaghi, vietato sbagliare, un derby da brivido è il titolo, Milan e Inter traditi spesso da cali di tensione, a Riyadh non può succedere, i tecnici sono costretti a tirare fuori il meglio dai propri giocatori. Poi torniamo a parlare invece di Juve, perché questo è quello che scrive la Gazzetta, riferendosi appunto al titolo principale, ma vi ricordate che si parlava del momento della Juve, signora si rinasce e poi si parla di nuova era, Juve nuova era, decide Scanavino, mercato giovane e sostenibilità, e poi vedete c'è il nuovo CDA della Juventus, lo vedete sì da casa, Maurizio Scanavino appunto il direttore generale amministratore delegato, c'è stato un cambio totale, infatti vedete sopra diciamo così c'è l'X su coloro che hanno lasciato, Andrea Agnelli, Paolo Nedved, Maurizio arriva bene, in dubbio appunto il futuro di Cherubini, ma si mette un punto interrogativo anche sul futuro del tecnico Massimiliano Allegri e poi appunto si ridisegna il nuovo CDA che dovrà portare appunto sostenibilità, come dice la Gazzetta, mercato giovane e sostenibilità, sono questi un po' i punti per il futuro, l'uomo di Elkan, ovviamente Scanavino, avrà pieni poteri, per Allegri e Cherubini si deciderà a fine stagione, poi appunto come vi dicevo è 425 milioni spesi sul mercato che hanno portato veramente poco. Poi a proposito sempre di Supercoppa c'è in questo caso la pagina di
Repubblica, sì, allora con mercoledì a Riyadh, Supercoppa più soldi che gloria, quante insidie per Milan e Inter, quindi il focus sul fatto che sì, si gioca per un trofeo, però ovviamente il viaggio non sarà agevole, quindi potrà eventualmente pesare poi successivamente sulle gambe, sulla testa dei giocatori, perché ovviamente poi in fine settimana si rigiocherà nuovamente per il campionato e poi c'è anche l'incrocio tra Cristiano Ronaldo e Messi, il derby d'Arabia, però gli Inzaghi pensano alla volata Champions, mentre la capitale freme per la grande sfida di giovedì tra Messi e CR7. Voi direte perché Messi e CR7? Allora ve lo spiego subito, perché poi durante la oltre alla partita che assegnerà il trofeo, ci sarà un'altra gara. Allora, finale Supercoppa Spagnola, allora, l'amichevole più pubblicizzata del mondo, il debutto di Cristiano Ronaldo nell'apposita mista formata da giocatori del suo Al-Nasr, sapete che Cristiano Ronaldo giocherà appunto in Arabia, e dei rivali dell'Al-Hilal contro il Paris Saint-Germain, Catarino, di Messi, Neymar e Mbappé. Quindi c'è questa amichevole di lusso, circondano l'evento parecchie esagerazioni, 2 milioni di richieste di biglietti, col più caro che dà diritto ad un posto accanto alle due star, comprato da un miliardario locale alla modica cifra di 2 milioni e mezzo di euro. Quindi pensate un po', mentre l'Al-Hilal offre a Messi 280 milioni l'anno, 80 in più dello stipendio di Ronaldo all'Al-Nasr, quindi addirittura c'è questa eventuale sfida, no? A chi ha il campione più pagato. Allora, per il momento direi che può bastare così, noi ci vediamo tra poco, dopo la pubblicità, con il nostro ospite, vi dico, il vice sindaco Simone Paggio. Prato Allarme. Siamo da 30 anni al vostro servizio. Presenti su tutto il territorio. E reperibili 24 ore su 24. I nostri impianti sono tutti certificati. Prato Allarme. Sicuro. È meglio. Siamo a Prato, in via Curtatone 16. Telefono 0574 25965. Restaurare il tuo condominio o sostituire la caldaia. È semplice. Montebianco Costruzioni. Montebianco Costruzioni applica direttamente in fattura il bonus facciata e il bonus caldaia. Per un preventivo gratuito contatta Montebianco Costruzioni a Montemurlo. Montebiancocostruzioni.com. Offerta valida per i condomini. Studi Medici Aesthetic Medical Care, nuova sede in via Udine 56. Nuovi servizi, gastroscopia da 115 euro, colonscopia da 145 euro, TAC da 110 euro, mammografia da 80 euro, risonanza magnetica alto campo 1,5 Tesla da 130 euro, macchinari all'avanguardia, massimo comfort per il paziente, nessuna lista d'attesa, convenzionati con le principali assicurazioni sanitarie. Aesthetic Medical Care, ogni giorno al tuo fianco. Era un colpo perfetto. Avevo curato ogni dettaglio, eppure sono qui. Mi definivano abile, scaltro, infallibile. E anche se non ce l'ho fatta, ci riproverò. Potete stare tranquilli voi, comprato poi. Non è un caso che siano professionisti della sicurezza. Stanchi di cercare un parcheggio per il vostro shopping? Siete in ritardo per la cena in centro con gli amici? Niente paura! Parcheggiare al Serraglio è come essere già in centro! Parcheggio del Serraglio, 400 posti al coperto, moderno e sicuro, per auto, moto e bici, tariffa giornaliera a 6 euro, tariffa notturna a 1 euro, aperto 24 ore. Parcheggio al Serraglio, il tuo parcheggio in centro. Yeah.
Eccoci di nuovo insieme, ancora buongiorno, qui con me il vice sindaco del Comune di Prato, Simone Faggi, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutta la città. Ovviamente con delega allo sport ed è la ragione soprattutto per la quale sì. È qui con noi questa mattina. Faggi, parlavamo di Juve, lei ha una grandissima passione per il Prato, questo lo possiamo dire, però ti fa anche per la Juve. Le chiedo velocemente un commento sul momento che sta vivendo la società, non solo dal punto di vista calcistico, ma come abbiamo visto prima dai quotidiani, anche societari, diciamo così, c'era un po' di rinnovamento. Ma io credo che le cose iniziano e finiscono, i cicli iniziano e finiscono, nel calcio vale ancora di più. La Juve ha fatto un percorso straordinario a livello nazionale, molto meno in Europa, però che è nato e si è concluso 3 anni fa. Credo che per ricostruire quel modello occorre pazienza, anni, una ricostruzione complessiva, anche da un punto di vista dirigenziale se è necessario. Ricordo a tutti che dopo l'era Platini la Juve ci mise 10 anni a tornare competitiva, quindi non è semplice, anche perché poi ci sono le altre realtà che hanno palle e polvere per far bene. Mi pare la cosa positiva di quest'anno siano ragazzi che sono tanti e promettenti, probabilmente ancora non all'altezza, ma il divario comunque tra la Juventus e il Napoli è evidente, quindi è inutile pensare ad altro se non a raggiungere i 4 posti, credo sia quindi l'obiettivo massimo. Ah, quindi, comunque rientrare in Champions, almeno quello sì, perché altrimenti senza la Champions diventa davvero difficile. Credo di aver capito da un punto di vista finanziario, economico, entrare tra le prime 4 sia la cosa determinante sia per le milanesi che per la Juventus. Le chiedo un'altra cosa, poi abbandoniamo il discorso Juve. Crede che quindi anche il percorso di Allegri sia arrivato al capolinea, o perlomeno sarebbe bene fargli concludere la stagione e poi eventualmente pensarci l'anno prossimo? Ma io dal mio punto di vista sì, Allegri è questo, quindi chi si stupisce, mi rendo conto, si stupisce forse anche un po' per noia, però insomma l'allenatore ha delle caratteristiche straordinarie, ha un sistema di gioco che è quello e lui lo ripropone. La Juve, tra l'altro, ricordo, non è 18esima, no. Comunque vada seconda o terza, è dove deve essere con la potenzialità che ha, anzi forse anche qualcosa di più. Certo, infatti anche prima quando leggevamo appunto l'analisi sul Milan, stupisce anche un po' questo, no? Milan comunque secondo in classifica, ma si parla comunque di momentaccio, questo perché è accentuato ovviamente dal campionato che sta facendo il Napoli. Tra l'altro se mi permetti, sono proprio le milanesi la delusione secondo me dall'inizio dell'anno, perché sono loro che hanno stentato molto di più di quello che pareva, quindi su questo... E certo, allora poi però vorrei tornare sull'argomento diciamo così principale. Allora torniamo sul Prato, perché ovviamente ieri, come dicevamo, c'è stata questa partita particolarmente combattuta contro la Bagnolese, a Bagnolo in Piano, e Prato poi è riuscito a vincere 3-2, questo è il titolo della Nazione, ed è lo stronco alla resistenza della Bagnolese, un gol dell'attaccante nel finale regala 3 punti fondamentali ai biancazzurri, 2 volte in vantaggio e 2 volte ripresi dai padroni di casa. Allora, per fare un rapidissimo riassunto, il Prato è andato in vantaggio, è stato raggiunto poi 2-1, 2-2, Prato rimane in 10, subisce un calcio di rigore che il portiere Bertini peraltro pratese, quindi profeta in patria, e nel finale poi Diallo al secondo gol in 2 partite ha piazzato il colpo di testa vincente per una vittoria davvero molto importante, visto anche un po' quello che è successo alla classifica diciamo così per i vicende extra campo, con i 6 punti sottratti e dando respiro quindi al Prato. Una partita diciamo molto combattuta, nervosa, tanti falli, l'espulsione anche del tecnico Brando oltre a quella di Colombini, quindi molto nervosismo, però alla fine Prato ce l'ha fatta. Faggi, una stagione particolare, diciamo così, quella del Prato, partita con ambizioni sicuramente diverse, poi il cambio di allenatore con Favarini perché i risultati non arrivavano, si è tirato una riga, è arrivato Lucio Brando, un po' di scetticismo c'era, diciamo la verità, e invece Brando
ha fatto ricredere, perché insomma i risultati sono arrivati. La classifica è ancora un po' deficitaria, ma ricordiamo che appunto il Prato aveva 6 punti guadagnati sul campo, che sono stati tolti 3 per la sconfitta a tavolino contro Real Forte Querceta per l'errore nei cambi, e 3 invece per la vicenda che risale all'anno scorso per la violazione della clausola del vincolo di giustizia sportiva. Come giudica per il momento la stagione del Prato? Ma allora, il Prato con i 6 punti sarebbe tranquillamente in lotta per la zona playoff e secondo me anche per il secondo posto. Quest'anno abbiamo la sfortuna di avere una società che è la Gian Erminio, che probabilmente in Serie D per caso, che ha ambizioni di risalita, evidentemente anche di risorse fuori dal comune. Tolta la Gian Erminio, credo che il Prato se la possa giocare con tutti. C'è stato, dopo un inizio promettente, c'è stata una fase oggettivamente molto complicata, e con l'arrivo del nuovo allenatore devo dire che i risultati sono arrivati, e nonostante le penalizzazioni mi pare ci sia fiducia intorno a questo gruppo, intorno a questa società. Non è facile, la Serie D non è quella di un tempo, no. Le squadre in C sono diminuite da circa 90 a circa 60, quindi la competitività è aumentata, e uscire fuori da questa categoria è estremamente, estremamente difficile. I campi come quello di ieri lo dimostrano. Credo che tutte le partite in Serie D siano insidiose, ostiche e molto difficili, perché contro la Bagnolese immagino il campo, io non ero presente ma ho visto le immagini, il campo era ridotto in condizioni pietose, sì. Ho visto un'altra situazione analoga da Agliana, esatto. Quindi con squadre che sono abituate alla categoria e fanno con quello che possono. Ieri è stata una grande dimostrazione secondo me di forza di volontà e anche di attaccamento sia per i colori della squadra e anche di rispetto per tutti quei ragazzi e tutte le persone che sono andate a vedere una domenica invernale a tanti chilometri di distanza la propria squadra in quarta serie. Quindi molto bene, molto bene. E l'attaccante mi sembra che... io ero molto fiducioso nelle prestazioni, nel curriculum di Colombi, però probabilmente non ha trovato l'alchimia giusta. Mi sembra dalle partite che ho visto e dagli sprazzi di highlights che sia forse il giocatore giusto per far coppia con Mobilio e garantirci quella quindicina, ventina di gol che possono essere utili per il raggiungimento dei playoff. Sì, ha dimostrato per ora di essere un attaccante completo, di saper giocare per la squadra, ma anche di avere le caratteristiche per andare in doppia cifra, quindi attaccante che gioca di sponda ma che sa attaccare molto bene anche la profondità. E soprattutto la cosa importante, diciamo così, il mercato è riuscito forse a colmare quelle che erano state un po' le lacune evidenziate, ora al netto un po' della impermeabilità difensiva, questo ancora bisogna lavorarci, però il portiere, tanti numeri uno si sono succeduti durante la stagione, nessuno aveva mai convinto veramente. Bertini 2 partite, per carità, sono 2 partite finora, però con Ravenna 3 parate straordinarie, ieri la parata di rigore che è risultata decisiva, e poi appunto Diallo che ha sostituito un Colombi che veniva comunque da 18 gol della stagione precedente, ma Prato non ha saputo ripetersi, invece Diallo per il momento sta andando molto bene. Quello che però le volevo chiedere è come nasce questa passione per il Prato Calcio e se c'è qualche aneddoto particolare legato al Simone Faggi tifoso. Ma io, il calcio, il Prato è sempre stato di casa, quindi io nel momento in cui ho avuto l'età della ragione sono stato accompagnato allo stadio, mi sembra la prima volta di cui ho contezza era l'81, quindi io avevo 7 anni, ma probabilmente era andato anche prima, e poi dall'81 io sono sempre stato attaccato ai colori biancazzurri, e la priorità diciamo del cuore in qualsiasi categoria giochi il Prato, è il Prato, l'ha Prato 1908, io ho visto il Prato vincere e perdere in tante parti d'Italia, ho fatto chilometri per vederlo, ho perso spesso, ma ecco, una passione tutta mia, che in realtà
non so se per fortuna o per disdetta, ho anche trasmesso all'altro mio figlio che con cui andiamo a vedere la partita insieme la domenica. Quindi, insomma, una diciamo così, la passione si tramanda di padre in figlio. Beh, non è l'unico, insomma, ci sono tanti che poi trasmettono questa passione anche ai figli, ed è anche il bello appunto del calcio, questo che riesce ad unire poi anche diciamo così, all'interno della famiglia. Tra l'altro io penso sia doveroso sottolineare una cosa, che la squadra è in Serie D, però la cosa importante che ha fatto questa società è che ha radunato intorno alla Cipriato di nuovo una passione, anche con numeri non trascurabili per la categoria, che noi abbiamo una squadra che comunque vada, è a metà classifica, e comunque allo stadio ci sono 600-700 persone, e questo è un dato di fatto. Ecco, quindi si è ricreato un meccanismo d'amore, che poi tra l'altro si traduce poi anche in azioni importanti e di contatto con la società, come quello che è accaduto sabato in Palazzo Comunale con l'organizzazione di una raccolta fondi che è partita poi dai tifosi del Prato e si è estesa ad altre realtà importanti, ma che poi ha portato alla Forza di Gio, che è una realtà importante associativa che ruota intorno all'esperienza e alla storia di Giovanni, tante risorse, perché poi dalle cose nascono altre cose, dalle cose positive nascono altre cose positive. E questo assolutamente, peraltro mi permetto anche di aggiungere che, insomma, al di là dello stereotipo dei tifosi, no? Si pensa sempre a tifosi violenti, bisogna dire che gli ultras del Prato spesso e volentieri si sono resi protagonisti di iniziative a scopo benefico. Mi viene in mente anche quando c'è stato, anche non solo legato alla nostra città, terremoto in Abruzzo e via dicendo, quindi insomma ricordiamoci anche delle cose buone, no? Che vengono fatte, non parliamo soltanto dei tifosi quando si picchiano o si rendono protagonisti di fatti spiacevoli, per carità, quello va assolutamente stigmatizzato, però ecco, ricordiamoci anche che ci sono cose buone. Questo invece è quello che scrive il Tirreno: Prato, una vittoria per rinascere, in 10 la chiude di testa di Allobertini, para un calcio di rigore, Travade scheggia il palo, ora c'è il Forlì, quindi si guarda ovviamente alla partita di domenica. Peraltro, appunto, come dicevamo nelle scorse settimane, questo sarà un mese particolarmente intenso, perché poi dopo la partita di Forlì ci sarà il turno infrasettimanale e quindi tante partite all'interno del mese. Lei prima faceva riferimento alla società, le chiedo che rapporto c'è tra l'amministrazione e Stefano Commini. Prima con la società precedente, insomma, c'è stato un po' di burrasca, ma questo lo sappiamo. Diciamo quello che è stato, lasciamo perdere. Diciamo che con la società c'è un rapporto di collaborazione e di rispetto. Evidentemente ognuno ha interessi e modalità differenti, nel senso che ognuno deve giocare la sua parte, c'è un interesse comune per i colori biancazzurri, però diciamo che la collaborazione prosegue, mi pare, senza grossi intoppi. Questo è un elemento che ci tranquillizza. È chiaro che occorre fare di più, occorre a fronte di risultati sportivi all'altezza che dovranno anche arrivare, l'amministrazione è pronta a fare la sua parte per garantire le ambizioni eventuali della società. Quindi, si riferisce allo stadio come struttura? Questa è una discussione che va avanti da tanto tempo. Allora, l'amministrazione, grazie non a me, ma il lavoro importante dell'assessore Luca Vannucci, ha già passato in giunta lo studio di fattibilità dei lavori necessari per fare l'ampliamento nel caso di un futuro salto di categoria, nei modi e nei termini che i regolamenti consentiranno. Quindi l'amministrazione ha tutto sotto controllo, interviene l'amministrazione se è necessario, se non è necessario l'amministrazione non interviene. L'ampliamento cosa prevede? L'ampliamento prevede la conclusione dei lavori in corso, che sono, come sanno tutti, in via di definizione. Poi ci sono due interventi necessari, uno di carattere luminotecnico e uno per garantire il comfort nelle tribune, insomma, quindi i seggiolini, tutto sommato, quindi una spesa neanche non importante,
ma se del caso l'amministrazione se ne dovrà fare carico, se del caso, perché io non credo nelle cattedrali del deserto, io non credo che si debba fare un palazzetto da 10.000 e poi avere una squadra in grado di riempirlo. Io credo che le cose vadano di pari passo, credo che non tutto può essere scaricato in collo alle risorse pubbliche, credo che sia arrivato il momento di un modello differente che noi vorremmo ricercare anche nei livelli e nelle categorie più basse, insomma, un rapporto pubblico-privato che può garantire la maggiore efficienza ed efficacia negli interventi, perché l'amministrazione e la questione della tribuna lo rappresenta anche delle difficoltà oggettive di carattere burocratico. Se la ditta a cui ha assegnato i lavori, che hanno vinto legittimamente i lavori, fallisce o se ne va o fa qualsiasi cosa, l'amministrazione non è che c'ha la possibilità di mandare qualcuno il giorno dopo o il sindaco con la pala per raccomodare le strutture. Quindi siamo in un contesto istituzionale e socio-economico complicato, e anche questi aspetti pesano molto poi sulla tempistica e la fattibilità delle cose. E a proposito di burocrazia, viene in mente quello che è successo qualche settimana fa con l'agibilità data per l'intero stadio, ricordiamo, per la partita contro la Pistoiese, poi i vigili del fuoco hanno ridotto la capienza e quindi per qualche partita, diciamo così, c'è stato un po' di impasse con questo cambio, diciamo così, di marcia a cose già iniziate. Per continuare a parlare di sport, non solo di Prato, visto che lei ha accennato un po' alla questione impiantistica, le chiedo, manca un anno e mezzo al termine di questa legislatura, la delega allo sport chiaramente resterà a lei. Come pensa di impostare il lavoro in questo anno e mezzo dal punto di vista così politico, ma appunto anche legato proprio all'impiantistica sportiva? Ricordiamo che alcune strutture importanti dovrebbero arrivare proprio quest'anno, mi riferisco alla palestra di via Galcianese, la doppia palestra, l'altro grande tema è quello della piscina di Iolo, i fondi del PNRR sono stati garantiti, 6 milioni e mezzo, a che punto siamo? Allora, intanto secondo me va sfatata una mistificazione che in città va in alcuni ambienti, ecco, qualcuno va di moda, cioè che la situazione impiantistica della nostra città sarebbe disastrosa. Io uno invito, chi lo dice, a girare un po' un minuto anche solo per la Toscana e vedere com'è la situazione. E la seconda, a girare anche, dopo aver fatto un giro fuori, andare a girare i nostri impianti e guardare il livello medio delle palestre, dei campi sportivi legati al calcio e anche del numero delle piscine che l'amministrazione comunale mette in campo in questo momento. Quindi noi abbiamo a che fare con una situazione complicata, ma assolutamente distante da quei racconti che poi tra l'altro non sono seguiti, diciamo, da un consenso popolare, perché di fatto poi le persone vanno nelle strutture e vedono come sono realmente le cose. L'amministrazione ha già messo in campo una serie di iniziative che dovranno trovare il compimento nei prossimi 18 mesi. Noi abbiamo le idee molto chiare su questo, quindi abbiamo deciso attraverso il PNRR di puntare sulla manutenzione straordinaria di alcuni nostri campi, abbiamo deciso chiudere e dare l'agibilità alla palestra di via Roma, che è una palestra, la parte superiore legata al mondo del pugilato e che noi vorremmo tornasse a casa. Abbiamo, attraverso anche il PNRR, trovato una modalità per ottenere un finanziamento per la costruzione della piscina olimpionica al chiuso, che è il vero nodo, uno dei veri nodi, insieme ad un altro che poi dirò, di impiantistica sportiva, partendo da un presupposto.
il presupposto dell'amministrazione comunale, il presupposto secondo me di tutte le amministrazioni comunali è quella di garantire, ed è lì l'interesse pubblico, di garantire ai nostri bambini un avviamento sportivo adeguato e necessario. È questo che conta, questo è prioritario. Il resto viene, è straordinariamente importante, ma viene un secondo dopo, perché noi dobbiamo garantire ai bambini a nuotare, a giocare a rugby se vogliono, a giocare a pallone, a fare tutto ciò che è necessario secondo i loro talenti e le loro disponibilità. E questa è la priorità. Il resto viene dopo. Il resto viene dopo. Quindi diciamo, al momento in cui si supera questa fase, si arriva magari al professionismo, quello ci vuole l'intervento anche del privato. È un aspetto importante che ovviamente passa dalle ambizioni delle società competenti e passa quindi anche da una compartecipazione alla realizzazione dello scopo. Sulla piscina noi abbiamo un problema, perché è impossibile continuare ad avere il pallone in via Roma. Quindi il pallone va superato nel più breve tempo possibile. Via Roma deve diventare per la città e per i cittadini un polo estivo, acquatico, importante e dignitoso. Lì a noi interessa che le famiglie che magari non si possono permettere di andare al mare possano andare lì e vadano lì. Quindi quella sarà la priorità nel momento in cui noi riusciremo a ristrutturare quell'aspetto. Le vaschine per i bambini sono in via di definizione, quindi dovrebbero essere pronte per quest'estate, la piscina di 25 metri è pronta, insieme alle società sportive studieremo i modi ed i tempi di chiusura di via Roma 50 metri, quella che resterà all'aperto, perché noi dobbiamo garantire una manutenzione straordinaria anche su quella, e quindi perché lì ci sono degli impianti ormai vetusti che devono essere sostituiti, quindi dobbiamo trovare la giusta accortezza per non penalizzare nessuno. Insieme a questo deve uscire la gara entro il 31 marzo del 2023, quindi entro due mesi, deve uscire la gara per la costruzione della piscina al coperto, che darà la chiusura definitiva di tutto. Non solo, ma noi garantiremo anche il secondo step e il secondo lotto della piscina di Viale Galilei, quindi saranno costruite, saranno rifatte tutti gli impianti, quindi la piscina di Viale Galilei sarà da un punto di vista impiantistico e da un punto di vista strutturale a posto, e questo ci consentirà quindi di avere un parco acquatico assolutamente adeguato e degno per i prossimi decenni, quindi abbiamo impostato tutto. Da un punto di vista impiantistico legato alle palestre. Che era forse l'altro nodo che diceva. L'altro nodo che diceva è un altro ancora. Ok, ci arriviamo. Lì noi abbiamo costruito la palestra di Maliseti, che è un polo, è un polmone fondamentale per la scuola e per le squadre. Per capirsi, quella vicina alle Don Bosco. Esatto. E abbiamo costruito, ormai in via di definizione, speriamo di inaugurare e collaudare tutto quanto entro il settembre del 2023, due palestre, una palestra che riuscirà a contenere anche 500 persone e l'altra legata ad un altro nodo, eccolo, clamoroso, che ci veniva contestato, anche lì in modo un po' singolare, perché noi abbiamo una tradizione legata alla ginnastica straordinaria, abbiamo un impianto dedicato storicamente che non era del comune, ma era del CONI. La palestra Etruria. Era la palestra Etruria. La palestra Etruria, sì, scusi. Magari qualcuno a casa dice quale. La palestra Etruria. La palestra Etruria non è del comune. Quindi dice, ma perché non la sistemate? Perché non è del comune? Ecco, noi la risistemiamo perché non è del comune. E quindi cosa abbiamo fatto? Dal momento che la proprietà non è del comune, abbiamo fatto prima, abbiamo costruito un'altra palestra specificatamente legata a quello sport, per dare una risposta alle società presenti sul territorio, ma soprattutto ai ragazzi e ai bambini che fanno quell'attività. Crediamo di creare lì anche un polo d'eccellenza addirittura nazionale. Ma l'altra priorità che noi dobbiamo affrontare è quella legata ai giochi a rotelle, agli sport a rotelle. Noi abbiamo un impianto che non è più adeguato. Ed è vecchio palazzetto. Abbiamo
anche lì fatto, grazie al lavoro dell'assessore Vannucci, un lavoro di fattibilità. Abbiamo diviso in due step il rifacimento complessivo del pattinodromo, il Palarogai, uno step legato alla sostituzione del pallone, l'altro step legato alla sostituzione della pista e all'allargamento degli spogliatoi. Questo sarà questo secondo me è una delle priorità che noi dobbiamo mettere al centro per trovare le risorse per chiudere tutta la partita da qui ai prossimi 18 mesi. Non sarà facile perché siamo in una situazione di risorse limitate, ma noi questo lo dobbiamo fare. Inoltre vedranno alla luce, anche qui grazie al PNRR, il campo sintetico del Viaccia Calcio, il campo sintetico del Montano, quindi una risposta al mondo del rugby che a Prato è così radicato e così importante, oltre al rifacimento del campo a 9 per la società del Maliseti. Quindi insomma, numerosi interventi. Per chiudere quindi e arrivare alla sintesi, ricordiamo che per l'impianto di Iolo i tempi sono tra virgolette un po' stretti perché entro il 2026 bisogna concludere perché altrimenti i fondi del PNRR non vengono confermati. Crede che quindi per quella data ci sarà la possibilità di vedere in piedi questa piscina? Dobbiamo. Tra l'altro la stazione appaltante sarà Sport e Salute, quindi cioè noi abbiamo fatto in modo di garantire l'obiettivo, quindi abbiamo chiesto, in questo caso è venuto incontro un sistema che è nato da poco, quindi una realtà che è nata da poco e che noi abbiamo utilizzato e sfruttato per garantire i tempi di gara rapidi, perché i tempi del PNRR fortunatamente, mi viene da dire, da un certo punto di vista sono ben sincronizzati, quindi noi dobbiamo seguire quei tempi lì. Per chi non sapesse, Sport e Salute è una società partecipata dal CONI, quindi insomma diciamo così una garanzia da questo punto di vista. Il tempo a nostra disposizione è scaduto, io ringrazio davvero il vice sindaco Simone Faggi per aver parlato con noi di questi temi così importanti per la città, quindi insomma ci aspetta, l'aspettano 18 mesi intensi e qui veramente concludiamo, mi sembra di capire, no? Sì. 18 mesi di un lavoro già costruito, io non vorrei, appunto questo lo vorrei ribadire, però noi ce la mettiamo tutta, io ringrazio e saluto voi e saluto tutte le società sportive della nostra città che si meritano un applauso per il lavoro che fanno quotidianamente. Bene, io invece ringrazio lei Faggi di essere stato qui con noi, ringrazio ovviamente voi tutti a casa di averci seguito, vi ricordo che prima di tutto Sport torna lunedì prossimo, domani invece l'appuntamento è con Giorgio Bernardini, grazie davvero, grazie, buona giornata a voi. Vice Sindaco, grazie a voi tutti, a lunedì.